Può un'auto di 20 anni fa diventare un'ottima daily use? Certamente, se è una BMW 118D che ha addirittura 205.000 km. Un'auto che oggi può diventare anche storica. I primi esemplari immatricolati hanno ben 20 anni e in molte regioni non pagano il bollo, anche se in Lombardia non la fanno circolare. È un'auto che fa 20 km con un litro e quindi inquina poco, soprattutto se è tenuta bene da un meccanico come Domenico Bellini di Bellini Motorsport, specialista Porsche, ma che può essere anche appassionato di queste vetture. E la vettura che ha messo a punto 10 anni fa va ancora benissimo, soprattutto sulle strade di campagna, sulle strade statali, in salita, ha una coppia poderosa. La potenza era di 122 cavalli del suo 2000 turbo diesel, quindi veramente può essere anche divertente da guidare. Se poi vediamo che, pur avendo la trazione posteriore, la 118D aveva una ripartizione dei pesi ottimale 50-50, si capisce quanto possa essere stabile. Diciamo, in verità è stata una delle prime BMW a tenere bene la strada, nonostante la trazione posteriore. Un'auto piacevolissima da guidare ancora oggi. Se tagliandata, come dicevamo, i suoi 200.000 km se li porta sulle spalle come una ragazzina. È un'auto che, pagata 5.000 euro in buone condizioni, è veramente una auto da non perdere. Insomma, la qualità c'è, la tenuta di strada c'è, i freni ci sono, un'auto ottima. È in autostrada, andando sui 120 all'ora, non è difficile percorrere 20 km con un litro. Ma ora, anche se potete leggerla nell'introduzione del nostro video, riassumiamo un po' la storia di questa vettura nata ben 20 anni fa e che fu prodotta in questa prima versione fino al 2007, quando ci fu un leggero restyling. Questa è la versione attiva, si chiamava così, con delle finiture migliori, un assetto sportivo, quindi ancora più divertente da guidare. La linea è ancora molto celebre, fu disegnata da Chris Bangle e infatti non è invecchiata. Fu prodotta inoltre 1 milione di esemplari fino all'ultima serie. Anche se a 18 anni, questa auto è ben rifinita come le macchine di oggi e si guida perfettamente bene.